Il ternario è rappresentato dai numeri 3, 7 e 12. Sette parti sono costituite da due ternari, al centro dei quali sta l'unità. Il duodenario è costituito da parti ternarie opposte. Tre amiche, tre nemiche, tre viventi vivificano, tre uccidono e Dio, re fedele, le domina tutte dalla soglia della sua santità. L'unità domina sul ternario, il ternario sul settenario, il settenario sul duodenario. Il numero 3 è il ritorno all'unità che sembrava spezzata dal numero 2. Lo Spirito Santo si realizza unendo il Figlio al Padre. Ecco perché può essere considerato come l'efflorescenza dell'unità. Emana direttamente da essa, partecipa alla sua virtù ed esprime la pace e la beatitudine. Sotto un aspetto, il numero 3 racchiude l'essere intero e può essere considerato come il primo sviluppo dell'idea dell'essere che era una nel suo principio. Questo numero ha numerosi riflessi nella creazione, nei fluidi, nei colori e nelle forme.